Salve a tutti, sono Francesco Fusillo. Con questa piccola guida intendo spiegare come installare un software per la risoluzione dei file CAR e quindi dei file per i karaoke perso di Linux, questa nuova versione del 2014. I file karaoke sono molto utilizzati alla scuola elementare e non solo per far cantare, per far leggere e per creare delle azioni di attività d'insieme. Mi è stato richiesto da alcune maestre e da alcuni colleghi e siccome so di Linux nell'ambiente audio-video non ce l'ha un buon karaoke, allora adesso spiego come si fa ad installare. Installeremo KMID 2.4.0, che è un software per KDE, ma va benissimo su Ubuntu. E si presenterà così l'interfaccia alla fine e avrà le funzioni di un famosissimo player per CAR, per formato CAR e MIDI, che si chiama VanBasCos per Windows. Clicca qua in questa pagina, a questo sito, vi prego di guardare bene il sito. E si scarica il programma a 32 bit perché Sode Linux è 32 bit. Una volta che avvia lo scaricamento, si deve dare l'ok, ecco, salva e il programma lo troveremo poi dopo salvato nella cartella scaricati. Eccolo qui, kmid.deb. Kmid.deb perché è l'esecutivo per l'installazione di questo programma. Faccio doppio clic qui ed ecco che si installa il pacchetto. A me si reinstalla perché l'avevo già installato per fare delle prove. Quindi io cliccherò non reinstalla ed ecco mi chiederà la password, il programma si installerà. OK, adesso si reinstalla e alla fine dell'operazione di installazione lo troverò in ambiente audio video. Una volta fatta questa operazione, comunque non è sufficiente perché KMID ha bisogno di un sintetizzatore per poter risolvere questo tipo di file. Adesso dovrebbe aver finito e io vado a vedere se c'è. Eccolo qua, perfetto. Allora, come si fa a installare il sintetizzatore? Allora, vado in amministrazione, gestione pacchetti, naturalmente la solita password, e mi devo scaricare il sintetizzatore MIDI. Perché i CAR non sono altro che MIDI, ecco, ho sbagliato ambiente, non questo, ma quelli di Ubuntu, che sono questi. Bisogno di un sintetizzatore MIDI. Andrò a fare la ricerca su repository, scrivo Fluid Smith. No, Synth. Ecco che è il sintetizzatore, quindi lo ripeto, Fluid Synth, e quando lo trovo me ne installo che non c'è. Eccolo, programma di sintetizzatore MIDI, vedete? Programma di sintetizzatore MIDI. Bene. Lo installo cliccando su e dico applica e permetterò al mio KMID di avere il sintetizzatore che risolve i file MIDI e quindi di conseguenza anche i file CAR che sono praticamente file MIDI con una traccia di testo. A questo punto chiudo e apro KMID. Poi alla fine cercherò di ascoltare il caffè della Peppina con il KMID per vedere se funziona. Apro KMID e lo configurerò perché utilizzi il sintetizzatore. Questo è KMID. Come vedete, qui ci sono i canali, cioè gli strumenti che verranno utilizzati nell'esecuzione e il piano.
se voglio vedere come si dovrebbe, come suonare quel piano. Qui sotto c'ho il tempo, posso regolare il tempo abbassando e accentuando la velocità. E allora adesso configuro K-Meet. Allora, userò il testo Ubuntu 36. Mi conviene perché così lo vedono bene i bambini se lo proietto su una LIM o se uso un monitor, perché se no di default credo che sia un font 20 il testo che mostra. MIDI. Ecco, per ascoltare i MIDI io vedrò di selezionare Fluid Smith, che appunto è il sintetizzatore, e nel Soft Synth dovrò mettere pulse audio. Bene, copiate queste immagini di questa configurazione perché è quella corretta per far funzionare il nostro K-Mid. Do ok e adesso la configurazione è a posto. Vado ad aprire il file della Peppina che troverò in eccolo qui, il caffè della Peppina. Bene, è un file MIDI, viene riconosciuto come filtro MIDI. Lo apro e se tutto va bene, eccolo che va. Eccolo che va. Perfetto. Posso fare la pausa, stop, accelerare, adesso vi faccio vedere. Sentite come si è rallentato? Quindi posso agire sul. E questi sono i canali. Quindi posso togliere il flauto. E poi rimetterli. Bene, mi sembra che sia chiaro come funziona. Come vedete, il testo ha degli errori perché dove c'è l'accento non viene risolto, ma insomma non è un grave problema. Nel caso se che vi dia proprio fastidio, andando nelle applicazioni, cambiate il font e cercatevi un font che permetta appunto di risolvere anche quel problema lì. Magari adesso provo con questo e magari funziona, non lo so, ci provo. No, uguale, però è Verdana praticamente. Bene, allora, K-Mid è un ottimo programma per ascoltare i CAR e fare delle belle azioni didattiche di gruppo con i ragazzini. Spero di essere stato chiaro e se ci sono problemi chiedete in lista e spero che si possa rispondere. Questa guida è per Sode Linux 2014, per l'ambiente audio video, un programma per risolvere i formati CAR per i karaoke. Buona sperimentazione, Francesco Fusillo.